Con i trionfi di Vis Pesaro e Carpegna Prosciutto Basket si chiude un grande fine settimana per tutto lo sport pesarese. Partendo dal basket, la squadra di coach Repeja in trasferta sul campo di Rumana Reyer Venezia, campione d'Italia in carica, ha messo a segno la prima vittoria di campionato. Un match dominato dai biancorossi che soltanto nel primo quarto di partita si sono trovati sotto di qualche punto rispetto agli avversari. 90-72 il risultato finale per una vittoria che Repeja ha definito di squadra. Devo fare solo complimenti a tutti i ragazzi perché siamo stati una squadra vera. Abbiamo vinto veramente con pieno merito. Sicuro abbiamo ne approfittato la loro stanchezza perché sono stato a livello Eurolega 20 anni e lo so come è difficile viaggiare, giocare partite toste come Venezia ha giocato a Belgrado contro Partizan, tornare dopo un viaggio lungo e giocare di nuovo. Sapevamo che nostra forza dovrebbero essere energie sia mentali sia fisiche in una partita così. Passando al calcio, come annunciato in apertura, la Vis Pesaro ha conquistato sul campo del Benelli la prima vittoria di stagione. L'iniziale vantaggio del Matelic è stato recuperato grazie al rigore di Lazzari e alla successiva rete di Pezzi. 2-1 il risultato finale dell'incontro, commentato da mister Galderisi. Questa era una partita della sofferenza, non della brillantezza e della spavalderia con cui abbiamo affrontato Legnago in casa. Venivamo da prestazioni importanti dove abbiamo raccolto poco, da partite perse secondo me immeritatamente, nonostante non abbiamo fatto bene a Ravenna al primo tempo, ma la partita l'avevamo in mano. Cioè, io ho chiaro la situazione, sono molto lucido su quello che vedo e di conseguenza capisco che chi guarda i numeri danno fastidio, perché a me non fanno dormire la notte tra virgolette. Però lo spirito e l'anima di questa squadra, meno in brillantezza oggi, perché sembrava che avessimo attaccato qualcosa, che abbiamo buttato via alla fine del primo tempo, perché i ragazzi avevano solo bisogno di lasciarsi andare a giocare come abbiamo fatto con Legnago, come abbiamo fatto a Modena e come abbiamo fatto spesso e volentieri nel secondo tempo a Ravenna. Poi ci vuole un pizzico di fortuna e tanta voglia di portare a casa un risultato. Questa è una squadra che ha dei valori, ma deve crescere, ma deve crescere. Sorta diversa invece per il Fano, che esce sconfitto con il risultato di 2-0 dal derby del Mancini contro la Samb. Festeggiamenti rinviati anche per il Calcio 5 e per l'Ital Service. Sabato, nel primo match di campionato, i biancorossi sono stati sconfitti per 4-2 dal Savia Testa Mantova. Il KO però è già alle spalle e i ragazzi allenati da mister Colini sono già proiettati agli allenamenti settimanali in vista dell'importante sfida contro la Fel di Eboli.